molto bravi. Sì. Grazie. Noi la partita ce la siamo goduta in campo e sono contento dei miei calciatori che hanno saputo soffrire e noi dobbiamo tener conto solo a noi stessi, non dobbiamo tener conto a nessun altro. Dobbiamo giocare per la città, per noi, ma l'importante è tener conto a se stessi e questo risultato ci dà una grossa gratificazione interiore. Il resto è noia. Non ci sono fatti neanche intimidire dal gioco aggressivo del Catanzaro. Si pensava che magari la squadra fosse giovane e potesse soffrire in questo senso, invece l'abbiamo messa proprio anche sull'aggressività. In questo senso sono arrivate altre risposte Sì, abbiamo avuto in mente delle risposte, abbiamo avuto dei problemi legati all'infortunio di Alberto, all'infortunio di Marino e abbiamo dovuto gestire l'infortunio di Raizza e Mezzaville è rimasto in campo stoicamente perché è dovuto rimanere per forza in campo, non potevamo fare altrimenti. Però questa è stata la capacità di soffrire più degli altri aspetti, ma dobbiamo lavorare sugli ultimi minuti perché non è possibile prendere due occasioni da gol in 10 contro 11 negli ultimi minuti. Questo è, io vedo la vita così. Sì, però avete conquistato già il pubblico di Reggio con quel finale, con questa prestazione. ma io credo che i veri tifosi della Regina hanno un'anima, hanno un cuore e non sono così incompetenti oppure non sono così come qualcuno vuole far credere. Sono delle persone di grande spessore umano, di grosso amore per la maglia, per la città e è normalissimo quello che avviene. Una simbiosi unica tra squadra e tifosi, che poi sono la vera essenza del calcio. Noi, io, allenatori, il resto contano poco. Chi va in campo e chi fa il tifo sugli spalti sono i protagonisti principali di questo sport, oltre alle società che pagano. Sì, ormai la partita ce l'avevamo in pugno, era nelle nostre mani, quindi ci stanno poi che gli episodi determinano le partite, ma ritengo che sia stato, soprattutto il secondo tempo, abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, quando la squadra stava profondendo il massimo sforzo per ottenere il vantaggio. Peccato, se devo dire, poi anche in inferiorità numerica, la squadra ha creato tre palle gol per venire perlomeno al pareggio, ma c'è grande rammarico per questo risultato, anche se la prestazione in crescendo della squadra mi lascia ben sperare. C'è un'altra domanda, mister Erra. Mister, scusi, la soluzione di tutto ieri, problemi fisici, di tenuta, visto che tra gli ultimi arrivati, oppure. No, 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 è arrivato anche Anastasi, che è un giocatore con caratteristiche diverse. Ho visto anche un puntoriere che ha fatto secondo me 60 minuti di buon livello. E anche Per questo un. le chiedo che anche per me ha fatto 60 minuti No, no, ma non è stata una bocciatura, una sostituzione, è stata anche per mettere anche più fisicità. E quindi è stata la sostituzione in questo senso qua, per sfruttare anche qualche pallone aereo dove siamo andati a tratti in difficoltà, però ritengo anche chi è entrato abbia fatto una buona partita.